Una buona giornata, buon lunedì, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con l'emergenza sanitaria nella nostra regione e anche che si interseca questo discorso con le riaperture. E sono tante le voci, anche in Abruzzo, che chiedono di posticipare il coprifuoco, tema assolutamente sensibile. Invita alla prudenza il sindaco di Chieti, invece, che rivendica i numeri positivi in città. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Renzetti. Già da diversi giorni ci sono state le riaperture nella nostra regione, situazione dei contagi sicuramente sotto controllo, numeri positivi per la città di Chieti, in particolare sindaco. Qual è la posizione, il pensiero del primo cittadino di Chieti che oltre ad essere sindaco è anche medico? Allora, la mia posizione è che proprio grazie a questi dati positivi, che poi se volete vi citerò, occorre attendere, avere prudenza, attendere per allargare le misure diciamo, di apertura, proprio perché non vorrei che all'inizio dell'estate potessimo ritrovarci con una situazione più complicata e dover tornare indietro proprio in una stagione in cui gli esercizi commerciali e la popolazione ha più bisogno di uscire e quindi avremmo un effetto boomerang. Per quanto riguarda i dati, in effetti quello che lei diceva sono veri. In Italia il famoso o famigerato, a seconda dei punti di vista, RT, che indica l'indice di contagiosità, è fermo a 0,89, quindi ben al di sotto della soglia di pericolosità. Gli ospedali e le sale di rianimazione si stanno lentamente svuotando. Così come, seppur lentamente, sta diminuendo la mortalità per Covid. In Abruzzo la situazione è ancora migliore, abbiamo un RT di 0,75 e siamo superati in meglio solamente, dalla Calabria e dal Friuli Venezia Giulia. Chieti è ancora di più nell'ambito dell'Abruzzo un'isola felice. Abbiamo, nell'ultima settimana avuti solo 4 casi positivi, un indice di contagiosità di 8 contagi di 8 persone su 100.000 abitanti che renderebbe la città proprio di Chieti in zona addirittura bianca, quindi stiamo veramente bene. Però per mantenere questi dati occorre essere un po' più prudenti. Ora aspettare un mese per allungare i tempi del coprifuoco fino alle 11 o mezzanotte, io penso che non muoia nessuno. Parliamo di scuola adesso perché la formazione delle classi per il prossimo anno sta scatenando in provincia di Teramo forti polemiche da parte delle famiglie e dei sindacati. Ad Atri protestano genitori contro la decisione di non raddoppiare la prima classe del liceo sportivo, mentre la CGIL di Teramo raccoglie tutta una serie di segnalazioni provenienti dal territorio. Il servizio di Tania Bonici Castelli. La CGIL di Teramo si schiera con i genitori che da giorni protestano contro la decisione dell'ufficio scolastico regionale di non raddoppiare la prima classe di liceo scientifico dello sport Zoli di Atri, nonostante le 48 iscrizioni. Per il sindacato teramano questo caso dimostra come si continui a ragionare solo in termini di burocrazia ministeriale, nonostante le evidenti contraddizioni che ne derivano e nonostante le richieste del territorio e delle famiglie. In altri casi si riscontrano contrazioni delle classi, con la mancata accettazione delle richieste di sdoppiamento di quelle numerose. Eppure bisognerebbe tener conto dei numeri troppo alti di bambine e bambine nelle sezioni dell'infanzia. Si sa che i bimbi non indossano la mascherina. Delle richieste del tempo pieno, rivendicato dalle famiglie della primaria, e del tempo prolungato alla secondaria di primo grado. Dimostranze dal territorio, raccolte nell'ultimo mese dalla CGIL di Teramo, che ha organizzato assemblee in videoconferenza per il personale delle scuole della provincia. Oltre 600 tra docenti e ATA hanno partecipato a questi incontri. Confronti aperti su temi degli organici e delle risorse messe a disposizione per le scuole in tempi di pandemia e sul rinnovo contrattuale scaduto nel 2018.
Nel corso delle assemblee sono emerse tutte le difficoltà che stanno vivendo i docenti in questo periodo, un'emergenza affrontata con spirito di servizio, spesso oltre gli stessi obblighi contrattuali. Stessa cosa vale per i collaboratori scolastici che, con organici ridotti, hanno dovuto assolvere a compiti amministrativi sempre più gravosi. Il sindacato Terramano si rivolge ufficialmente all'ambito territoriale e chiede di correggere queste storture e di accogliere le richieste di formazione delle classi inviate dalle scuole della provincia di Teramo. E adesso ci spostiamo nella Marsica perché l'ordinanza regionale conferma anche per questa settimana Celano come unico comune in zona rossa in Abruzzo e dunque quello soggetto a maggiori restrizioni. È l'unico comune, come detto, a trovarsi in questa situazione. Di fianco a me il commissario del comune celanese in questo momento storico, il dottor Giuseppe Canale. Dottore, abbiamo assistito sicuramente negli ultimi giorni soprattutto ad una recrudescenza del contagio da coronavirus proprio qui sul territorio celanese. Celano è ufficialmente per questa settimana l'unico comune abruzzese che è stato circoscritto in zona rossa dall'ultima ordinanza firmata dal presidente Marco Marsilio. Vogliamo dare un quadro della situazione attuale e se c'è o no un vero e proprio focolaio che è partito a Celano? Un vero e proprio focolaio non è stato individuato, si è assistito a un'improvvisa ripresa del numero dei soggetti contagiati all'indomani della cessazione della zona rossa precedente che c'era. Si è esteso il contagio, ma ripeto, senza poter individuare un nucleo preciso. Abbiamo notato, per esempio, che nelle scuole si è avuto un incremento, infatti ci sono alcune classi che sono state poste in quarantena dal dirigente scolastico. Ieri 13 contagi registrati e poi comunicati dall'azienda sanitaria locale, nessun ricoverato in ospedale, questo lo possiamo dire dei nuovi contagiati. Tra l'altro, di questa popolazione contagiata di Celano per la maggior parte è giovani, quindi parliamo di soggetti giovani. Sì, tra le persone contagiate, andando a guardare l'età, si nota che non sono soggetti particolarmente avanti negli anni, anzi l'età media è piuttosto bassa. Per questo io vorrei approfittare della vostra emittente per richiamare ancora una volta l'attenzione dei giovani che sostanzialmente si sentono un po' immuni così per la loro età dal virus, richiamarli ad evitare gli assembramenti e anche richiamare le loro famiglie a cercare di tenere più in casa questi ragazzi invece di farli uscire, specialmente nelle ore serali. Tra l'altro, dottore, per concludere con questa domanda, concludiamo: zona rossa significa una nuova settimana di chiusura per tantissime attività. Sì, infatti questo si ripercuote molto sulle attività commerciali che erano già messe in ginocchio e che guardavano ora questa riapertura proprio con l'avvio della primavera per poter riprendersi un po' dalla crisi che avevano attraversato. Cambiamo argomento adesso con una buona notizia perché aumentano le bandiere blu in Italia. Il riconoscimento vede l'ingresso per il 2021 anche di Pescara, Francavilla al Mare e di Martinsicuro. Aumentano a 201 quest'anno le località rivierasche che assieme a 81 porti turistici potranno fregiarsi della bandiera blu 2021, il riconoscimento della ONG internazionale FI. Per questa 35esima edizione ci sono quindi 6 comuni in più e sul totale i nuovi ingressi sono 15, mentre 9 comuni non sono stati confermati. L'elenco annunciato durante una conferenza via web con i sindaci vincitori vede 3 comuni abruzzesi, Francavilla al Mare, Pescara e Martinsicuro, con la regione Abruzzo che sale dunque a quota 13. Gli 81 approdi premiati, spiega la FI, dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese rispondendo ai requisiti previsti per l'assegnazione
cooperazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale. Sul podio si conferma prima la Liguria, sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione la Campania con 19 bandiere, con un nuovo ingresso ma anche un'uscita, che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana, che ottiene 17 vessilli blu, con 3 uscite, a pari merito con la Puglia, che guadagna 2 bandiere, 3 nuovi ingressi e un'uscita. Sono 416 in totale quest'anno, 407 nel 2020, le spiagge con mare cristallino, che rispondono a circa il 10% dei lidi premiati a livello mondiale, sottolinea la FIA, aggiungendo che le bandiere sui laghi scendono a 16 con 2 uscite. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri imperativi e guida, fra cui, oltre mare, risultato eccellente negli ultimi 4 anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo sigillo di qualità assegnato da una giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della transizione ecologica, delle politiche agricole e del turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale. L'impegno verso la sostenibilità nella gestione del proprio territorio, la cura del turista e la sua sicurezza, l'attenzione ai servizi, unite al grande desiderio di ripartire con la stagione turistica, fanno dei comuni bandiera blu un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare momento storico. Così il presidente della FE Italia, Claudio Mazza, nel rilevare l'aumento dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di qualità, ma molti di più sono però quei comuni che hanno scelto di intraprendere il percorso e che affianchiamo nella loro crescita, ha aggiunto in occasione di un incontro online con i sindaci dei comuni che hanno ottenuto il vessillo blu. Come è stato per l'anno passato, quando i comuni rivieraschi italiani, bandiera blu, hanno ben saputo rispondere alle nuove e sconosciute sfide lanciate dal Covid, garantendo una gestione della stagione estiva efficiente e in sicurezza, siamo convinti, conclude Mazza, che per il 2021 il turismo italiano saprà fare da traino alla ripresa dell'intero paese. E questo è un grande riconoscimento per Pescara che, come detto, per la prima volta nella sua storia ha avuto la bandiera blu. Per la prima volta nella sua storia la città di Pescara ha la bandiera blu. Sindaco, un grande riconoscimento, una grande soddisfazione. Sì, veramente la gioia è infinita perché abbiamo ottenuto un risultato storico, è un risultato che premia la città di Pescara, una città che noi abbiamo sempre pensato fosse da bandiera blu, nessuno aveva mai fatto la domanda, l'abbiamo proposta a dicembre, quando 2 anni fa abbiamo lanciato questa idea della bandiera blu, nessuno ci credeva e invece evidentemente Pescara ha i numeri per ottenerla, tant'è che oggi è stata insignita di questo riconoscimento importantissimo, che è un riconoscimento internazionale che viene dalla Fondazione per la Ecosostenibilità Ambientale, perché Pescara è una città che noi sosteniamo non essere soltanto una città di mare, ma è una città che vive con il mare, vive sul mare. E un'altra considerazione importante, Pescara è l'unica città a tutto tondo che ottiene la bandiera blu in Italia, perché Pescara non è soltanto una città turistica, è una città e era quasi impossibile che l'ottenesse, invece i numeri c'erano, le condizioni c'erano, noi l'abbiamo sempre pensato e oggi ci prendiamo questa grandissima soddisfazione. Pescara, bandiera blu per la prima volta nella sua storia. Cosa significa avere la bandiera blu nella stagione estiva che dovrà segnare il rilancio, la ripartenza a livello turistico non solo di Pescara? Significa una carta di credito non indifferente, la carta di credito che già la Confcommercio sta mettendo in piedi, una carta che consente ai propri clienti, ai bagnanti e ai turisti di girare tra i musei, tra i negozi, di cercare di trovare le soluzioni, sarà una carta tuttamente blu, ma dico di più, la carta intestata, metteremo subito in cantiere e stavamo aspettando la notizia perché è pronta una macchina per mettere in risalto tutto quello che è la città di Pescara. Il concorso tra le vetrine di Pescara saranno addobbate con la bandiera blu, poi un appello rivolto a tutti i proprietari dei negozi che oggi sfitti, allora chiediamo un supporto, ci metteremo a fianco al tavolo insieme a loro, coinvolgeremo le scuole del Misticone, l'Istituto d'Arte di Pescara, perché dobbiamo dare a quelle vetrine brutte un senso, una vetrina si è chiusa ma deve sembrare che sta all'aperto, questo vogliamo realizzare, togliere quelle brutture, le brutture le togliamo perché oggi la bandiera blu ci dà questa carta di credito.
È scomparso questa notte a Guardia Grele Antonio Rullo, presidente dell'Associazione Nazionale Ex Combattenti del Gruppo Patrioti della Maiella e storico vicepresidente della Fondazione Brigata Maiella. Negli anni Rullo non smise di coltivare i legami con il paese d'origine e la memoria della formazione partigiana. Tra le sue testimonianze più toccanti, la lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita al Sacrario della Brigata Maiella di Tarantapeligna il 25 aprile del 2018 per il 73° anniversario della liberazione. Nella foto che vedete il Presidente della Fondazione Brigata Maiella Nicola Mattoscio e il Vicepresidente Antonio Rullo sulla sinistra nel corso del ricevimento dei reduci della Maiella al Quirinale il 4 novembre del 2013 con l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. I funerali di Antonio Rullo si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore proprio a Guardia Grele. Ed è in campo da qualche minuto la Serie B per l'ultimo turno della stagione regolare prima dei play-off per il Pescara. L'ultima recita contro la Salernitana dopo la retrocessione matematica della formazione biancazzurra con i campani che invece sognano un posto in Serie A. Noi andiamo in collegamento con Paolo Renzetti che si trova proprio all'interno dello stadio Adriatico Cornacchia. Buon pomeriggio Paolo per le formazioni e anche per un pre-gara che insomma non è stato del tutto tranquillo. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, un saluto ai nostri telespettatori in visione del TG6, lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, si gioca il 12° minuto del primo tempo 0-0 tra Pescara e Salernitana. Si è detto tanto di questa partita che per i campani vale la promozione diretta in Serie A in caso di vittoria in terra abruzzese. Per il Pescara l'obiettivo con la retrocessione arrivata dopo la sconfitta di Cremona, l'obiettivo è quello di chiudere in maniera più dignitosa possibile una stagione davvero negativa sotto tutti i punti di vista. Prima di parlare di quello che è accaduto prima della gara andiamo a vedere le due formazioni. Jacopo, partiamo dal Pescara 4-3-3 con Pierillo in porta, Gut, Volta, Sorensen e Masciangelo in difesa, Ocanga, Valdifiori e Macina, centrocampo Odgaard, Seper e Capone, in attacco la panchina della formazione di casa con Radaelia, Lastra, Bellanova, Giannetti, Galano, Riccardi, Busellato, Rita, Vokic, Tabanelli, Longobardi e Daloia. Tecnico Gianluca Grassadonia che ovviamente è il personaggio senza volerlo di questa partita per quanto accaduto poche ore fa a Salerno con l'atto intimidatorio compiuto da alcuni facinorosi verso la figlia del tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, Salernitano Doc, la sua famiglia vive a Salerno. C'è stato questo episodio che ha avuto una eco a livello nazionale con la solidarietà arrivata davvero da ogni parte e soprattutto dobbiamo dire anche proprio dalla città di Salerno, dal primo cittadino, dalla società Granata e anche dai gruppi organizzati che si sono dissociati da quanto accaduto poche ore fa. E a proposito di Salernitana vediamo l'11 della squadra ospite, il 3-5-2 con Belek in porta, Bogdan, Gomber, Mantovani e Casasola in difesa, Capessi, Tacchio e Kin, Jarosinski a centrocampo, in attacco Ciutino e Gondò. Nota perché Jarosinski è l'ex giocatore del Pescara, fresco tra l'altro casacca biancazzurra, perché Jarosinski fino a gennaio era stato proprio in forza al Pescara, arrivato tra l'altro dalla Salernitana, il giocatore polacco, poi è tornato dopo essere stato a Pescara, è tornato in Campania a giocare la seconda parte di stagione dopo che nell'estate scorsa era stato preso in prestito dalla società biancazzurra. E poi a proposito di ex, nel cuore della difesa salernitana c'è Gionberg, altro ex giocatore del Pescara, e poi Gondò, l'attaccante della formazione ospite, che è un ex giocatore del Serra. Vediamo la panchina proprio degli ospiti con il secondo portiere Adomonis e poi sì, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Aia, Bultram, Anderson, Chris Posten, Kupitz,
Durmisi e Veseli, l'allenatore è Fabrizio Castori, il direttore di gara è il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato da Gaetano Massara di Reggio Calabria e da Marco Trinchieri della sezione di Milano, il quarto uomo è Francesco Meraviglia di Pistoia. Si gioca il 15° minuto, 0-0 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, nessuna emozione ma ovviamente pallino del gioco in mano alla formazione campana. Jacopo, prima di restituirti la linea dobbiamo raccontare quello che è accaduto prima della partita, quando lungo il tragitto che stava portando il pullman con i giocatori del Pescara allo stadio Adriatico, alcuni facinorosi, comunque almeno un teppista, perché non possiamo definirlo in altro modo, ha lanciato un sasso all'indirizzo del pullman del Pescara. Fortunatamente questo sasso ha colpito la parte inferiore del pullman e non quella del vetro, andando a creare una marcatura piuttosto evidente proprio nella parte bassa del portellone. Non ci sono stati fortunatamente feriti e sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Tutto questo è accaduto prima, proprio un paio d'ore prima dell'inizio della partita, proprio quando il pullman stava arrivando nei pressi dello stadio Adriatico. Aggiungiamo che c'è un servizio d'ordine molto rinforzato all'esterno dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, con rinforzi che sono arrivati dalla capitale proprio per presidiare tutte le zone nelle adiacenze dello stadio Adriatico, dunque della zona di Via Pepe. Questa mattina il mercato del lunedì dello stadio di Pescara è stato annullato, è stato spostato a domani proprio per permettere fin dalle prime ore dell'alba il controllo di tutta la zona a ridosso dello stadio. 17° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Pescara e Salernitana della Lie. Grazie Paolo, poi ovviamente noi seguiremo il post gara al termine della partita con Andrea Costantini, le voci del 91esimo di Pescara Salernitana, e poi ovviamente questa sera a partire dalle ore 21 l'appuntamento con Replay con Enrico Rocchi e i suoi ospiti per fare il bilancio di una stagione certamente negativa in casa biancazzurra. Finisce invece, scendiamo in Serie C, dopo 90 minuti la corsa del Teramo nei playoff al Barbera, si impone il Palermo per 2-0 grazie ai gol di Floriano sul rigore e di Luperini. Stagione conclusa dunque per il Diavolo, che ora dovrà programmare la prossima annata. Ania Cantagalli. Palermo come Catanzaro un anno fa, con la differenza però che la formazione rosanero, nonostante il vantaggio dei 2 risultati su 3 per passare il turno, segna e manda fuori il Teramo al primo turno dei playoff. Al Barbera finisce 2-0 per la formazione di casa, con reti tutte nel primo tempo. Paci conferma la formazione che ha battuto la Viterbese nell'ultima giornata della stagione regolare, salvo il rientro in campo di Arrigoni al posto di Lombardi in mediana, e con gli ex Santoro e Birligea subito in campo. In casa rosanero Filippi tiene in panchina il bomber Lucca, recuperato dopo un infortunio, e dà ancora fiducia a Rauti in avanti, assistito da Canutè e Floriano. Il Teramo sembra iniziare con l'approccio giusto, mentre il Palermo attendere, ma dopo pochi minuti di gara arriva già un episodio importante. Canutè va al cross dalla destra, Valente carica il tiro al volo che secondo il direttore di gara viene deviato con un braccio da Lasic. Dal dischetto va a calciare Floriano, che indirizza centralmente la traiettoria e spiazza Lewandowski, portando avanti il Palermo. Dopo qualche istante Rauti è costretto a lasciare il campo dopo un contatto in precedenza con Santoro. Al suo posto fa il suo ingresso Saraniti. La gara prende così una brutta piega per il Teramo, costretto di conseguenza a fare ancora di più per vincere. La gara però si fa ancora più complessa per il Teramo prima di rientrare negli spogliatoi. Saraniti dà di fatto il via all'azione e propizia lo splendido gesto tecnico di Luperini, che in rovesciata in aria porta sul 2-0 al 44esimo i padroni di casa. Per il Diavolo è ovviamente un brutto colpo. L'inizio ripresa non offre cambi né dall'una né dall'altra parte. Il Teramo deve ovviamente provare a segnare e ci prova al quarto Bombaggi dalla distanza, trovando pronto Pelagotti, con Ilari non troppo contento dell'iniziativa personale da parte del compagno di squadra. Poco dopo Paci è costretto al cambio perché Birligea incappa in un nuovo problema muscolare, con Chiere Mateng che ne prende il posto all'8° minuto di gioco. Costa Ferreira 3 minuti più tardi impegna Pelagotti con una conclusione su cui l'estremo difensore di casa si fa trovare ancora una volta reattivo. Non avendo nulla da perdere però, il Teramo prova ad attaccare con costanza e protesta al 26esimo per un contatto in area tra Chiere Mateng e Lancini, su cui il direttore di gara lascia proseguire.
Paci chiama in campo K al posto di Lari ed è proprio l'ex Roma a scaricare per Santoro, che fa partire un destro al 31esimo su cui di nuovo Pelagotti dice di no. Un minuto più tardi Lancini e Pelagotti pasticciano su un pallone che sembrava comodo da controllare. Bombaggi da posizione defilata prova a riaprire la gara con palla che danza sulla linea ma non la oltrepassa. I minuti passano ed il Teramo non riesce a pungere. Al 43esimo Valente ispira Sant'Anna in aria che di testa però non trova lo specchio della porta. La conclusione di Costa Ferreira con nuova parata del portiere di casa è la chance che manda i titoli di coda sulla gara del Teramo e sul suo campionato. Come nella passata stagione, il Diavolo lascia i playoff al primo turno e si prepara ora ad affrontare la programmazione per la prossima stagione con tanti punti interrogativi da chiarire. Scendiamo in Serie D, adesso termina 2-0 per la Vastese, lo scontro tutto abruzzese tra i biancorossi aragonesi e il Notaresco. In rete Mamona e Di Prisco, ma il finale di partita è assolutamente da censurare. Brutta pagina di sport al 91esimo di Vastese Notaresco, il derby del girone F di Serie D con il tecnico ospite Massimo Epifani finito in ospedale dopo una gigantesca risa scatenatasi nei pressi degli spogliatoi. Uno brutto finale di derby di una giornata tesa sin dalle prime battute. In campo vince la Vastese che supera con il più classico dei risultati la formazione rosso-blu che vede sempre più lontano il primo posto. All'Aragona è stata sfida senza esclusione di colpi fra i locali decisi a blindare la salvezza e gli ospiti intenzionati a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Campobasso. Alla fine l'ha spuntata la squadra di casa che vede la salvezza ora molto più vicina. Avvio equilibrato con una maggiore pressione ospite. All'11esimo Marchionni dai 20 metri mette a lato con Di Rienzo che era comunque sulla traiettoria. La squadra di Epifani prova a fare la partita ma la Vastese chiude tutti gli spazi. Il match non regala grandi emozioni fino al 28esimo quando Marchionni prova il gol della domenica ma Di Rienzo si supera e salva. Gli ospiti premono con più decisione con la squadra di D'Adderio pronta a ripartire in contropiede come accade al 41esimo dopo una leggerezza di speranza con Martiniello che poi in area mira al primo palo trovando la risposta di Sciva. Si resta però sullo 0-0 con i locali ancora minacciosi al 45esimo con un diagonale di Martiniello che fa terminare la sfera di un soffio al lato. Nel secondo tempo ospiti in campo con Sorrini, Bonavoglio e Palumbo al posto di Di Stefano, Blando e Bana. In campo però nella prima parte di ripresa accade davvero poco fino al nono quando Martiniello per la Vastese in area di rigore gira a rete con la parata del portiere del Notaresco. La squadra ospite non ci sta e si butta in avanti. Al 14esimo punizione di Acquadro con la respinta difficoltosa di Di Rienzo e con la palla che termina Ulcese che trova ancora la risposta del portiere prima della conclusione di Palumbo. Passa un minuto e tocca a Marchionni provarci con un tiro cross che crea ancora apprensione in area aragonese. Si dispera in panchina il tecnico rosso-blu Epifani con la sua squadra che alza il baricentro, mentre al 17esimo ci sono però le proteste locali per una caduta in area notareschina di Mamona con Borriello di Arezzo che lascia proseguire. Gara che finalmente si ravviva con la Vastese che però non sta a guardare. Al 19esimo ancora Mamona mira l'incrocio ma mette fuori, mentre al 21esimo ci prova Di Prisco di testa con Sciba che respinge. Al 25esimo ancora una sostituzione nel Notaresco con l'ingresso in campo di Dos Santos per Olcese. Al 27esimo però è ancora pericolosa la squadra di D'Adderio con Monza che in area scarica su Sciva che salva ancora. Fioccano ora le occasioni dall'una e dall'altra parte con il punteggio che resta sullo 0-0 fino al 36esimo quando a spezzare l'equilibrio ci pensa Mamona che fa tutto da solo entrando in area dopo una sgroppata prepotente e mettendo di potenza il pallone alle spalle di Sciva e facendo esplodere la gioia dei suoi compagni. Vastese in vantaggio e formazione ospite che non riesce a reagire e così al 42esimo Di Prisco con la complicità di Sciva raddoppia regalando così alla Vastese il 2-0 ma soprattutto tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Notaresco, un brutto colpo che non sarà semplice da smaltire, poi il brutto finale che nulla ha a che vedere con lo sport. E potrebbe avere un seguito non solo sportivo la maxi rissa scatenatasi ieri pomeriggio come avete visto allo stadio Aragona al termine della gara tra Vastese e Notaresco che ha visto finire in ospedale il tecnico ospite Massimo Epifani con una prognosi poi di 15 giorni per un trauma cranico con episodio di perdita di conoscenza post-traumatica e distrattivo del rachide cervicale. L'allenatore sarebbe stato colpito nella zuffa scatenatasi nei pressi dello spogliatoio e dopo essere stato soccorso sul posto dai sanitari
sanitari del 118 trasportato in ambulanza all'ospedale di Vasto. Sull'episodio fortemente condannato dal notaresco attraverso un comunicato stampa e anche dalla società aragonese sono in corso le indagini della polizia. Le forze dell'ordine dopo l'accaduto hanno raccolto diverse testimonianze. Ieri sera il tecnico, dopo essere stato dimesso, è stato ascoltato in commissariato dagli inquirenti. Dopo i fatti di ieri, la Vastese rischia la squalifica del campo e una multa. Dell'accaduto sarebbero stati testimoni anche l'arbitro e i suoi due collaboratori. E a proposito di calcio giocato, mercoledì il notaresco tornerà in campo per disputare il recupero di campionato con il Montegiorgio e in panchina andrà l'allenatore in seconda, Matteo Falasca. E questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Tra poco i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Io vi ricordo che al termine di Pescara Salernitana, un'edizione di Diretta Stadio incentrata proprio sul post gara dell'ultimo turno della stagione regolare, l'appuntamento con il TG6 alle ore 19 e poi alle 21 spazio a replay per un bilancio della stagione biancazzurra. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.